Buonasera a tutti gli amici del Filosofarti che è tornato anche quest'anno nel nostro territorio per la 18ª volta. 18 anni che questo Festival della Filosofia propone un argomento su cui discutere e tante voci autorevoli arrivano da ogni parte per trattare di questo argomento. Quest'anno l'argomento è molto impegnativo, eredità. Fare futuro. È un argomento molto impegnativo perché ci si chiede che cosa è stato dato a noi nel passato, che cosa noi lasceremo alle generazioni future. Eredità, fare futuro. Abbiamo sentito voci autorevoli dal professor Cacciari, il professor Sini, il professor Galimberti e questa sera noi siamo qui per incontrare un professore. Franco Brevini. Franco Brevini è un storico della letteratura, un critico letterario, un saggista, professore all'Università di Bergamo, collaboratore al Corriere della Sera e ha pubblicato molti testi, alcuni dei quali sulla letteratura, in modo particolare sul dialetto, infatti ha presieduto il centro Carlo Porta a Milano. Ma anche libri che attestano la sua passione per la montagna e per tanti viaggi anche in località molto impervie e molto particolari. Sto pensando il libro sulla natura selvaggia, la creazione della natura selvaggia, ma ha scritto anche titoli intriganti come Il libro della neve. E l'anno scorso per l'editore Raffaello Cortina ha pubblicato questo libro. Abbiamo ancora bisogno degli intellettuali, un libro, un saggio estremamente interessante e significativo che sembra scritto apposta un pochino anche per il Filosofarti di questo anno. Abbiamo ancora bisogno degli intellettuali perché è una domanda che ci si pone in una società di massa dove a volte sembra che l'opinione dei più numerosi sia più importante rispetto a quella dei più qualificati. Forse tutti noi abbiamo avuto modo di renderci conto che a volte nei confronti della persona colta, della persona preparata, ci sia una sorta di diffidenza, quasi astio qualche volta. E il professor Brevini, in questo saggio, ha cercato di fare un'analisi molto seria, molto competente sulla storia, come mai si è arrivati a questo punto, quali sono gli enti che più hanno contribuito, diciamo, a creare un pochino questa mentalità. Stasera noi lo incontriamo, lo ringraziamo di essere qui con noi e gli diamo la parola per presentarci un po' questo suo libro, come è nato questo suo libro, con quali intenzioni è stato scritto. Buonasera professore, benvenuto tra noi. Grazie, buonasera a tutti voi che ci state seguendo. Il libro è nato da un momento di difficoltà che anch'io ho attraversato, in quanto mi rendevo conto proprio partendo dal problema che avete al centro di questa edizione della vostra iniziativa, mi rendevo conto che passaggio di testimone, quel testimone che è il testimone della tradizione culturale, dell'eredità culturale, di ciò che merita di essere conservato, salvaguardato e trasmesso, per l'appunto, che molti anni fa io avevo ricevuto dai miei maestri e oggi non era atteso con la stessa impazienza da quelli a cui avrei dovuto trasmetterlo. Diciamo, mentre un tempo io, o quelli della mia generazione, ritenevano prezioso e indispensabile il ruolo dei maestri che si apprestavano a consegnarci quanto di più caro avevano, niente meno che appunto il senso della tradizione, della continuità culturale, quello che ci dà un'identità, ci dà delle radici, insomma, questi discorsi che si sono fatti molte volte. Ecco, la stessa impazienza non la vedevo e nella
società nella quale ci troviamo. Io non voglio fare discorsi né moralistici né improntati alla nostalgia del bel tempo che fu, no? Come eravamo, come erano migliori quei tempi. Non, tutti i tempi sono stati sufficientemente canaglieschi, insomma, non, per non avere rimpianti. Però certo, mi sembra che sia successo qualche cosa, cioè si è insorto un equivoco, e vedremo incoraggiato da che cosa, per cui mentre siamo tutti d'accordo, partendo dal fatto che siamo tutti d'accordo che nei regimi democratici è giusto che a vincere sia la maggioranza, ecco, questa persuasione ha fatto sì che si andasse un po' in là e si estendesse questo principio, che è un principio giuridico fondamentale, si è fatto credere che lo stesso criterio che vale nella politica, dovesse anche valere nella scienza e nella cultura. E sono in molti oggi a credere che tutte le opinioni sono valide. E naturalmente le opinioni contano per il rispetto che si deve alle persone, perché è la loro idea. Ma il sapere costituito resta una cosa diversa dalle opinioni. Già Platone, nel Teeteto, diceva, metteva in guardia, diceva: attenzione, sulla qualità del vino non dobbiamo chiedere un parere al musico, ma al contadino che ha prodotto quel vino. E addirittura Galileo diceva che una filosofia, non, la validità di una filosofia non si deve giudicare a partire dal numero dei seguaci che essa può raccogliere. E indubbiamente è un passaggio delicato, è un passaggio importante, no? Dietro, immagino, molti dei nostri ascoltatori riconosceranno una delle parole d'ordine che hanno imperversato più negli ultimi anni: uno vale uno. E certamente uno vale uno dal punto di vista del voto, perché il mio voto vale come il voto di chiunque altro. Ma diciamo, è molto probabile che nella materia di propria competenza, uno specialista sia in grado di dirci qualcosa di più attendibile di quello che potrei dire io, che non so niente su quella materia. Ecco, io credo che tutto stia in questo equivoco. Perché ha potuto insorgere questo equivoco? Beh, il libro cerca di affrontare proprio questo nodo problematico e cerca di affrontarlo, come dicevo, al di là delle posizioni moralistiche. Non mi sogno, certo, per nessuna ragione, essendo un ricercatore, come dire, di fare dei discorsi che rilancino in modo corporativo gli interessi degli intellettuali, poco importa, effettivamente è vero, io sono un intellettuale, ma non sto qui a difendere la causa della mia categoria. Per cui ho cercato di usare gli strumenti della ricerca scientifica, storica e culturale, muovendomi su diversi registri che sono la storia, la cultura, la filosofia, la psicologia, la sociologia, l'economia, per cercare di dare una risposta, cioè come siamo arrivati a questa convinzione. Perché la cosa che mi colpisce sempre è vedere una serie di contraddizioni, insomma, ne parlo un po' nel libro di queste cose, ma cioè, pensate un po', oggi si mettono in dubbio le affermazioni degli uomini di cultura, perché si dice, appunto, se andate sui blog, nessuno in un blog può aspirare a rivendicare una posizione privilegiata, no? Perché si dice tu sei uno come noi, tu sei uno solo, e tutte le volte in cui qualche
uomo di cultura autorevole, ha fatto delle incursioni nei blog, pensiamo al dottor Burioni, per dire che è uno abbastanza presente sui social, nei blog, è stato prontamente zittito, perché lì dentro non valgono i criteri che possono valere in un'aula universitaria, un convegno, eccetera. Allora, la cosa è, perché la gente oggi ha conquistato improvvisamente la persuasione di poter fare a meno degli intellettuali. E uno degli effetti più devastanti di questa presunzione è il fatto che, mentre si rifiutano le autorità culturali costituite, poi in internet si creano dei piccoli eserciti pronti ad andare dietro alle folle più strampalate, voglio dire. Non voglio citare i Novax perché metterei, diciamo, il dito nella piaga, insomma, potrei suscitare reazioni molto vivaci, ma accontentiamoci dei terrapiattisti, insomma, che ritengono che la Terra sia piatta, di quelli che sostengono che le scie chimiche siano dannosissime, eccetera. Cioè, ci sono tutta, mi diverto nel libro elencarne una serie di errate convinzioni, per cui da una parte si manifesta una supercigliosa supponente ricusazione, rifiuto dei pareri, voglio dire, quantomeno motivati, no? Da una bibliografia, da una carriera, da un ruolo accademico, e poi si è pronti ad andare dietro alle folle più strane. Ecco, perché questo è il grande nodo intorno dal quale io sono partito, ed è questa la domanda a cui ho cercato di rispondere. Forse una rivalsa, diciamo così, della massa, ma lo dico in senso buono, non, senza esprimere giudizi negativi, rispetto a tanti secoli in cui sono prevalse le elite. Lei fa un'analisi storica molto approfondita che personalmente ho apprezzato tantissimo, no? Sui secoli passati, quando appunto le elite dominavano, ma anche così nell'Ottocento, no? Quando anche scrittori, non so, penso a Manzoni, che sembravano porsi dalla parte degli umili, no? Manzoni mette Renzo e Lucia come protagonista del suo romanzo, però di fatto lo facevano con un paternalismo, con un atteggiamento che comunque era sempre un pochino elitario. Può essere questa una rivalsa, no? Cioè del nostro tempo in cui tutti si sentono più protagonisti. Il dramma è quando presume di conoscere chi non conosce, no? Cioè Socrate diceva più uno sa il sapiente, colui che sa di non sapere, adesso ciascuno crede di sapere anche quello che non sa. Sì, fra l'altro le ricerche degli psicologi hanno mostrato che questa presunzione di sapere cresce in misura inversamente proporzionale al livello di cultura, per cui più basso è il livello di cultura, di preparazione formale, più bassi sono gli studi, insomma, no? Meno uno ha studiato, più questa presunzione si fa vivace. Ma io credo che, vede, in quel capitolo che sono lieto lei abbia apprezzato, perché mi è costato anche molto lavoro, come si può Si intuire, sente, si capisce. scusate, mi ero dimenticato di spegnere il telefono, scusate tanto. In quel capitolo io mostro come il conflitto tra elite e masse, popolo, insomma, è un conflitto fondamentale, è un conflitto che attraversa tutta la storia. E direi che l'egualitarismo, l'opzione dell'egualitarismo è stato un risultato estremamente importante, cioè la modernità ha visto affermarsi il principio dell'egualitarismo. Pensiamo a partire, diciamo, dalla filosofia illuminista
fino poi alla formazione dei regimi democratici, e noi siamo contenti che esistano, il successo di questi regimi democratici ci conforta, cioè in quest'ora buia della storia europea fa piacere che ci sia stata una rivolta collettiva della maggior parte dei paesi del mondo contro un'autarchia, una forma certo non democratica, insomma, no? Però certo bisogna capire, questo credo che sia il quadro, il momento decisivo, bisogna capire perché questa opzione ugualitaria da un certo momento in poi ha preso una deriva che noi conosciamo ed è quello che io cerco di spiegare nel capitolo, diciamo, in cui spiego le radici moderne di questa ventata individualista che sta dietro alla nuova fiducia della gente in quello che sanno, no? Voglio dire, io parlo di una serie di fattori, per esempio la valorizzazione della naturalezza in Rousseau, di Rousseau, cioè tutto, cioè io sono così, io sono ed è giusto che io sia così. Poi la democrazia, in quanto regime che enfatizza la libertà individuale, comporta il rischio di uno sfondamento nella violazione dei diritti di chi sta vicino, perché la nostra libertà finisce dove comincia la libertà di chi ci sta vicino. Ma la democrazia può incoraggiare evidentemente delle forme di prevaricazione, cioè il direttismo, no? La retorica dei diritti. Oggi sembra che tutti abbiamo diritti e nessuno abbia dei doveri. E poi la liberazione, diciamo, degli ultimi decenni c'è stata, per esempio, il 68, la liberazione del desiderio, il piacere. Si pensava che la rivoluzione sessuale fosse paragonabile per importanza dal punto di vista della liberazione del soggetto alla rivoluzione economica e politica. Poi il venire meno della figura paterna, in quello che ne ha parlato, insomma, il pubblico conoscerà anche se non è specialista, i libri di Recalcati, insomma, oppure l'idea dell'evaporazione del padrone, no? Vedete, io ho anche dei bambini piccoli, mi rendo conto che il padre deve essere importante, deve essere ribadito continuamente, la figura paterna come una figura diversa da quella materna, no? Che è la figura dell'accoglienza, invece la figura paterna è quella della legge, del limite, insomma, no? Ma oggi sapete benissimo, tutti lo sanno, che ci sono tanti papini, no? Come si dice, non nel senso dello scrittore toscano, ma nei papà, che sono i genitori elicotteri, insomma, che spianano a tutti i costi la vita ai loro figli. E naturalmente questo non crea delle persone strutturate, non crea delle persone che introiettino il limite dentro di sé e si sentono dunque autorizzate a pensare che il mondo sia lì ad aspettare solo loro, che loro ritroveranno nel mondo lo specchio di se stessi. Ecco un altro elemento, il narcisismo contemporaneo, su cui io insisto. E poi naturalmente la società dei consumi, la società dei consumi ha valorizzato il consumo come elemento di individualità, no? Io quello che acquisto divento un supplemento della mia identità, perché se io ho una certa macchina, se ho un certo telefonino, se ho certi prodotti, questi prodotti mi danno status e contribuiscono a esprimere me stesso, no? E naturalmente, voglio dire, il capitalismo consumistico ci è andato a nozze con questi processi, no? Perché si garantiva fatturato. Insomma, cioè, c'è tutta una serie di elementi su cui poi si è innescato un elemento fondamentale che è stata la rivoluzione informatica. Perché la rivoluzione informatica ha portato naturalmente enormi benefici. Ma come tutte le invenzioni umane, come dire, sono state utilizzate bene o male, insomma, no? Pensiamo alla polvere da sparo, all'energia atomica, a tutti i raggi X, insomma, tutte queste cose. E lo stesso, la stampa stessa, no? Con la stampa si è pubblicata la Bibbia, si sono pubblicate le opere dei grandi filosofi, ma si è pubblicato anche
Mein Kampf di Hitler, no? Cioè, no, cioè, e la rivoluzione informatica ha dato delle facilitazioni a tutti quanti, ci cioè aiuta a stare meglio, a vivere meglio, no? Però, per esempio, ha innescato una serie di processi che sono stati interpretati in modo un po' inquietante da molti. Pensiamo ai processi di disintermediazione. Oggi non abbiamo più bisogno di tutta una serie di figure di intermediari per fare delle cose, no? Ci prenotiamo i voli aerei, i voli, il treno, l'albergo, eccetera. E crediamo anche, grazie agli strumenti informatici, di non avere bisogno della mediazione culturale. No? C'è Wikipedia, c'è tutto lì, perché dovrei studiare? C'è tutto lì a portata di mano. No? E se ho bisogno di una cosa, consulto internet, vado su internet, come dice la gente. Ma la differenza tra knowledge at hand e knowledge in hand, cioè la conoscenza che possiedi, la conoscenza che hai disponibile, è forte, cioè nessuno in passato si sognava di essere colto perché in casa, in salotto, aveva l'enciclopedia Treccani. Invece oggi si pensa di poter fare a meno della fatica dell'imparare, dunque dei maestri, semplicemente perché c'è Wikipedia. E beh, c'è qualcosa che non va in tutto questo, no? Ecco, cioè sono tutti fenomeni, sono questi fenomeni di cui parlo nel libro, fenomeni sui quali voglio promuovere una riflessione critica, sperando di, come dire, che molti possano riconoscersi in queste mie preoccupazioni, che sono le preoccupazioni di un uomo di cultura, di un docente universitario e vivaddì anche di un padre che vede profilarsi un mondo nel quale il patrimonio culturale è fortemente a rischio. Sì, le sue preoccupazioni sono condivise da tutti noi, anch'io ho sempre insegnato, no? Da tutti noi che come insegnanti, come genitori, abbiamo cercato di trasmettere il piacere della conoscenza, no? Anche lei lo dice nel libro, una volta Salomone, richiesto di quale fosse il dono preferito da chiedere a Dio, ha risposto la sapienza. Oggi nessuno chiederebbe più la sapienza. Cioè, forse nessuno, no, ma sono in molti a ritenere che per ottenere la sapienza non ci sia poi bisogno di farla tanto lunga, insomma, no? Cioè, l'apprendimento è una conquista faticosa perché è solo una visione superficiale del sapere, quella che ritiene che basti rovesciare dei contenuti da un contenitore all'altro, no? Io che sono un uomo di cultura che ti rendo conto riversandosi addosso al mio sapere. No, il sapere te lo devi conquistare perché la conoscenza vuol dire l'acquisizione del patrimonio, cioè la metabolizzazione, il fatto che a un certo punto questo patrimonio diventa tuo, diventa carne della tua carne, sangue del tuo sangue, cioè è filtrato e mediato attraverso la tua esperienza di vita, no? Allora, informazione e conoscenza non sono le stesse cose. Questo bisognerebbe capirlo. La conoscenza è un processo faticoso, che anche in questo caso l'informatica, diciamo, su cui l'informatica ha equivocato, perché cioè tutte le architetture informatiche user-friendly danno l'idea che non ci si faccia fatica. No? Noi prendiamo il telefonino, un uovo di Pacca, che è una macchina complessissima, e abbiamo l'illusione di saperla usare, ma questo ci viene dal fatto che i tecnici delle aziende produttrici hanno impiegato, oltre a milioni di dollari, anche milioni di ore di lavoro per sviluppare queste interfacce. Cioè, dobbiamo stare attenti a non equivocare. Purtroppo è molto facile per chi non abbia una visione più accorta delle cose e cadere in questi equivoci in cui cadono molte persone. Naturalmente, poi dietro a questo, ecco, vorrei dire, diciamo, da quanto detto finora si potrebbe rischiare di avere una visione sbagliata di questo libro, nel senso che nel libro faccio anche un discorso importante, cioè
la gente non si fida più dell'elite, ma non si fida più dell'elite perché l'elite non si sono comportate in modo così specchiato. Questo è l'altra parte, nel senso che è vero che una parte dell'opinione pubblica ha perso la testa, nel senso se è disponibile a correre dietro a delle follie, insomma, come quelle di cui abbiamo parlato. Però bisogna anche dire che l'elite l'hanno fatta sporca, no? Approfittato. Come? Spesso hanno approfittato della loro situazione di privilegio. Sì, direi che quando si parla di intellettuali qui si rischia, mi sono reso conto andando in giro a presentare questo libro, intervenendo anche l'altro giorno alla televisione svizzera. Diciamo, cioè si pensa all'intellettuale come a una figura carismatica, una specie di eroe popolare che difende la verità in polemica con, come dire, i portatori di barbarie, coloro i quali vorrebbero creare un nuovo oscurantismo. Insomma, in verità oggi l'intellettuale non è soltanto questo, anzi direi che sempre meno è questo. Quest'anno celebriamo il centenario della nascita di Pasolini. Pasolini forse è stato l'ultima di queste figure carismatiche, di questo intellettuale che aveva questo ruolo di magister, no? Che svolgeva dalle pagine del Corriere della Sera con i suoi interventi, che spesso avevano anche un sapore un po' profetico, no? E hanno visto con grande anticipo certi fenomeni. Oggi gli intellettuali sono un'altra cosa tendenzialmente, cioè gli intellettuali che hanno, diciamo, non hanno creato un buon servizio alla nostra categoria sono stati soprattutto i tecnocrati, perché i tecnocrati sono stati i gestori della complessità, cioè sappiamo tutti che il mondo odierno è complesso. La globalizzazione ha creato un'organizzazione economica, soprattutto, che sfugge ormai alla competenza dei politici stessi, sui quali si potrebbe aprire un discorso, ma propongo penosamente di deporre un velo pietoso, insomma, ma certo sappiamo bene che mentre il paese ha registrato un aumento del numero di laureati, nel nostro Parlamento non ci sono mai stati così pochi laureati come nelle ultime legislature. E questo è inquietante, nel senso che mentre il mondo diventa complesso, sembra che i nostri parlamentari ritengano che non sia sufficiente nemmeno una laurea per amministrare un paese. Badi bene che noi all'università, intendo dire, abbiamo dovuto affrontare un problema per il fatto che qualche ascoltatore forse lo saprà, i maestri di scuola che non erano laureati non potevano continuare a prestare servizio, e dunque bisognava anche oggi, per me, oggi si può andare a insegnare solo se si è laureati, anche alle scuole elementari, no? Ora, è curioso che a varare queste disposizioni siano stati in molti casi parlamentari che non erano laureati loro stessi, per cui in qualche modo presupponevano un paradosso, cioè l'idea che gestire una classe dell'elementari fosse più complesso che gestire un paese e un'economia avanzata come la nostra, che evidentemente è un paradosso, appunto è una follia, no? Ma è una delle tante di cui il nostro paese si rende protagonista anche un po' in modo imbarazzante sulla scena internazionale. Ma non incominciamo nemmeno questo discorso. Però certo, non soltanto in Italia, in tutte le democrazie moderne, l'aumento della complessità della gestione della cosa pubblica ha fatto sì che e si delegasse a classi di tecnocrati la gestione, per cui la gente eleggeva il politico e poi ad amministrare la cosa pubblica non era il politico, ma a prendere decisioni era il tecnocrate. Ora, questi tecnocrati non è che siano figure angeliche che sono vissute super parte, sono figure che riflettevano degli interessi specifici. Quando negli anni soprattutto del trionfo del neoliberismo, i tecnocrati hanno fatto delle scelte i cui risultati
li stiamo vivendo sulla nostra pelle ogni giorno, cioè l'impoverimento delle classi medie, cioè per decenni, dal dopoguerra in poi, le classi medie hanno conosciuto una crescita migliore, appunto Sabino Cassese ha scritto recentemente un libro in cui dice non c'è più un futuro, cioè, quando il futuro era migliore, no? Invece adesso i nostri figli non necessariamente avranno un futuro migliore del nostro, perché c'è un processo di impoverimento che tutti stiamo subendo, se è inutile che dica niente perché tutti lo viviamo, i nostri soldi valgono meno, eccetera, no? Un esempio di tecnocrazia offerto dalla comunità europea. Cioè, pensiamo come è stata gestita l'Europa. Cioè, hanno puntato tutto al pareggio di bilancio, alla difesa dell'euro, agli scostamenti, e invece di puntare alla soluzione di problemi sociali, di problemi culturali, l'integrazione, la disoccupazione, insomma, queste cose. Cioè, come sarebbe un'Europa non gestita dai tecnocrati? Questa è la grande domanda. Allora, a fronte di questa ennesima trahison de Clercq, no? Tradimento degli intellettuali, per usare il famoso libro di Bandin, uno studioso francese che aveva condannato l'atteggiamento degli intellettuali durante la prima guerra mondiale, e all'ennesimo tradimento degli intellettuali la gente ha cominciato a non fidarsi più. Oggi c'è una sfiducia verso le classi dirigenti, di cui è un esempio Greta, per esempio, no? Questa ragazzina in cui la gente ha più fiducia che in tanti personaggi di alto livello, no? E Greta, quando è andata recentemente dicendo no, bla 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 bla, sono proprio queste le chiacchiere che hanno irritato la gente, che la portano a essere diffidente, la portano a pensare che chi sta in alto non sia lì in modo, come dire, super partes, non stia difendendo gli interessi di tutti, ma stia difendendo degli interessi particolari che sono stati quelli negli scorsi decenni. Del neoliberismo, insomma, no? Cioè, dove si pensava che si dovesse solo massimizzare il profitto. Veniva giustificato promettendo a tutti i benefici effetti del trickle down, cioè dello sgocciolamento, no? Cioè, se arrivano i soldi in alto, arrivano anche in basso. Invece sono arrivati in alto e non sono sgocciolati in basso, tant'è che, come vedete, i dislivelli sociali sono cresciuti. I grandi ricchi sono sempre più ricchi e sempre più isolati a fronte di una società invece in cui proprio le classi medie sono state colpite, no? La gente come noi, come i nostri ascoltatori, che hanno dovuto, faticano sempre più, insomma, a mandare i figli all'università, a tirare la fine del mese, eccetera. Allora, chiaro che a fronte di questa gestione della cosa pubblica, la fiducia della gente è crollata e la crisi dell'autorità, diciamo, come dire, è una delle manifestazioni di questa sfiducia verso l'azione delle classi dirigenti. Mi Sì, scuso questa... perché ho fatto un comizio, ho parlato a lungo, No, sono. la sfiducia è chiaramente motivata, no? I tradimenti ci sono stati, ma come possiamo definire allora questa figura di intellettuale che riteniamo possa ancora nella società dare un contributo significativo? È una buona domanda perché veniamo a quel capitolo che io ho cercato in cui ho cercato di, come dire, l'ho chiamato anticorpi, se mi ricordo bene, Sì, in cui ho l'ultima. cercato di proporre, dire delle soluzioni sarebbe presuntuoso perché che soluzioni può avere un povero professore universitario fuori dai giochi che passa le sue giornate chiuso nello studio del quale vi sto parlando, cercando di riflettere, insomma. Ma ho cercato, insomma, di capire se si poteva fare qualcosa, no? E le cose da fare, la cosa da fare fondamentale è ripristinare il contratto sociale in qualche modo, cioè fare in modo che la gente torni a fidarsi. E perché la gente torni a fidarsi, occorre che la gente
veda che chi li rappresenta, le élite famose, siano veramente impegnate nella gestione della giustizia, perché poi il grande tema è la giustizia, lo dice anche il Papa, insomma, no? Senza giustizia non c'è libertà e non c'è uguaglianza, no? Allora, il grande tema è la giustizia. Allora, oggi, in queste situazioni così difficili, insomma, la pandemia ci ha messo in ginocchio. Adesso non si parla più di pandemia perché c'è la guerra in Ucraina. La pandemia però continua a far sentire i suoi effetti, perché tutti quanti siamo provati, insomma, inutile che vi dica delle cose che purtroppo tutti vivete, viviamo ogni giorno. Allora, a fronte di questo, occorre che la cosa pubblica sia gestita con una logica diversa dalla logica neoliberista, cioè che ci sia un'attenzione proprio ai temi della giustizia. Da parte degli intellettuali, che cosa è necessario fare? E qui io parlo di richiamo alla responsabilità, Sì, cioè infatti. bisogna giocare a carte scoperte, bisogna dire. Chi paga gli intellettuali, per chi lavorano, per che obiettivo, in che modo? Cioè, la gente deve sapere che cosa stanno facendo. Vede, io ho riflettuto un poco su come è stata gestita la pandemia. Cioè, pensiamo alla sfilata di figure, di specialisti, così che ci hanno riservato televisioni, giornali, no? Solo che questi un giorno ci dicevano una cosa, il giorno dopo la contraddivano e dicevano il contrario, no? Si è detto di tutto il contrario di Poi in tutto, conflitto tra loro a volte. no? E spesso erano in conflitto tra loro, ma il conflitto tra loro mi impensierisce meno, perché il conflitto, diciamo, il dissenso epistemico è normale, l'autorità Certo. scientifica procede in questo modo. Pronto. Ma quello che mi impensierisce è che si sono, come dire, ammanite, servite alla gente delle affermazioni come delle verità scientifiche, salvo scoprire che invece contro ordine compagni, no? Come nella Russia stalinista, no? Improvvisamente cambiava tutto, no? E AstraZeneca sì, AstraZeneca no, ai vecchi o ai giovani, bisogna vaccinare i bambini e non vaccinare i bambini. Cioè, tutto questo mostra una gestione, secondo me, che non è quella che io auspico come uno strumento per ripristinare la fiducia tra l'elite e le masse. Avremmo preferito tutti che questi illustri professori ci dicessero: guardate, stiamo lavorando a vista, è la prima volta che ci misuriamo con un'esperienza del genere. Abbiate pazienza, ci stiamo impegnando, vedete che la ricerca scientifica ha approntato un vaccino in tempi brevissimi, dunque siamo sul pezzo, abbiate pazienza perché procediamo, come dire, step by step, no? Facendo anche degli errori. Ecco, questo atteggiamento di trasparenza è quello che avrebbe indotto la gente a fidarsi. Se tu a una persona dici un giorno una cosa e il giorno dopo la contraddici, e si fiderà ancora la persona? Beh, la freghi una volta, ma non due. Cioè, capite, qui nessuno è fesso, no? E questo è uno dei tipici errori compiuti dall'elite. E io credo che tutti quanti dobbiamo riflettere su questi errori. L'altra cosa a cui io invito le persone come me, insomma, le persone di cultura, a riflettere è l'atteggiamento, diciamo, l'atteggiamento di pragmatica della comunicazione. Non dobbiamo pensare che le persone siano interessate alle cose che noi possiamo dire loro, perché noi sappiamo che sono cose importanti. Dobbiamo fare in modo di usare delle modalità tali per cui le persone capiscano che noi abbiamo delle cose importanti da dire loro. Non presupporre che, no? Siccome io so, adesso ve lo spiego. No, dobbiamo fare in modo di rispettare le regole dell'ingaggio e offrendo alle persone le ragioni per cui dovrebbero essere interessate a ciò che noi abbiamo da dire loro. Perché se noi
non pretendiamo di insegnare, come facciamo in un'aula universitaria. Stamattina ho fatto 2 ore di lezione all'università, era chiaro che avevo da insegnare qualcosa. Sono il loro docente di riferimento, ho fatto un programma, devo accertare la loro conoscenza delle cose che io ho messo a programma. Loro sanno che non ci sono tante alternative lì, o imparano, io li stango agli esami, non superano l'esame. Però nella comunicazione sociale non è mica così che funziona. Ecco, molti intellettuali hanno continuato a fare come se si fosse in un'aula universitaria, e invece non è così. Cioè, guardare la gente con l'aria di sufficienza dicendo povero idiota, adesso ti spiego io, tu tanto sei un poveretto, e questo non va mica bene. Nel libro lei accenna anche a quel dilemma tra doxa e opinione, no? Cioè la conoscenza e l'opinione. Cioè spesso nella società in cui noi viviamo, nei dibattiti televisivi, cioè le opinioni vengono sbandierate come se fossero conoscenza. Sì, diciamo, i media fanno il loro gioco, che Certo. però non è il gioco della verità. A me che, vede, io ho trovato spesso scandaloso che si chiedesse un'opinione su una questione complessa, magari scientificamente complessa, a un grande specialista, un calciatore o una ballerina, no? E beh, questo, cioè, voglio dire, è un gioco di massacro da cui usciamo tutti perdenti. Perché? Perché è giusto che il calciatore e la ballerina abbiano la loro idea su una cosa, no? Ma metterla vicina all'idea del grande specialista significa fare in modo che la gente non capisca più niente. È giusto che tutti abbiano delle loro opinioni. Voglio dire, io ho un'opinione sulla guerra in Ucraina, no? Ma la mia opinione non vale quasi niente e non mi sogno di andare a dire la mia davanti a Brenner, no? Il grande studioso americano che sta cercando di valutare, di spiegarci le dinamiche che stanno dietro questo conflitto. Io posso avere un'opinione, però fa parte appunto della doxa, non dell'episteme, cioè delle opinioni e non della scienza. Ecco, avere questa umiltà è importante, sapere i limiti di ciò che si pensa, cioè tutti quanti, voglio dire. Davanti a un calice di rosso al bar, tutti hanno le soluzioni per risolvere i problemi dell'Italia, no? Ma pretendere poi che queste soluzioni vengano dichiarate, sostenute in tribune pubbliche, questa è un'altra cosa. D'altro canto, se date in mano un microfono a una persona, è come se date in mano un martello a qualcuno, no? Per chi è in mano un martello, tutto il mondo è chiodo, bisogna battere, no? Se è in mano un martello. E se è in mano un microfono, parli. E internet, i social, sono il web 2.0, è questa cosa qui. È chiaro che tutti parlano, però diciamo quello che occorrerebbe fare sarebbe addestrare a distinguere appunto tra episteme e doxa, tra le opinioni e la scienza. Di rivendicare l'importanza della figura dell'intellettuale, alla fine è rivendicare l'importanza di un senso critico che a volte oggi sembra mancare. Cioè la capacità di esprimere un giudizio, la capacità di saper scegliere, no? Sì. Perché di fronte alle opinioni diverse, quella del calciatore, la ballerina rispetto all'esperto, spesso la persona sprovveduta prende tutte queste opinioni come se fossero oro colato, anzi, se è più simpatico il calciatore, probabilmente dà ragione al calciatore. Sì, non solo, ma che tenga conto di un'altra cosa, la viralità, cioè il concetto di viralità, che una cosa oggi non è vera perché è vera, perché è un'affermazione che corrisponde alla realtà, diciamo in termini molto rozzi. Un'affermazione è vera se è rilanciata molte volte, se è ripetuta, cioè se sui social tutti dicono quella cosa lì, alla fine quella cosa lì sarà vera. E Baricco cita il caso divertente del libraio bretone, no? Il quale, no, no, non avendo ricevuto la biografia della moglie tradita dal presidente Hollande, rancorosa, diciamo, scopre molti altarini, diciamo, e era stanco di ripetere alla gente: no, non ce l'ho, il libro non l'ho ancora ricevuto. Aveva scritto nella vetrina: dice, no, no, non ho il libro del presidente, sul presidente Hollande. Qualcuno fotografò la vetrina.
E lui divenne l'eroe del rifiuto dell'editoria spazzatura. E lui però si affrettò a precisare a chi i giornali che cioè, no, ma semplicemente io lo vendo perché io non sono qui per vendere libri, semplicemente non lo avevo e allora, stanco di ripetere la stessa frase a tutti, ho messo un cartello fuori. Ma per la gente quello è il libraio eroe, capite? Cioè, Certo. è così che funziona. La viralità altera lo statuto della verità. È per quello che oggi la verità, diciamo, è in crisi. Oggi si parla appunto di pseudo-verità, capite? Cioè, tutto questo dibattito sul tema è motivato perché il web, attraverso proprio la categoria della viralità, ha alterato completamente i criteri di giudizio delle persone. Anche perché spesso ciascuno si crede portatore di una verità, no? Ciascuno è portatore di una verità, il problema è Quale confrontare questa verità? verità con la scienza. Cioè, voglio dire, Manca se... l'umiltà di un confronto, cioè E manca la questo... capacità di un dialogo. E certo, però se si è enfatizzata, se la nostra società ha enfatizzato oltre misura il ruolo dell'individuo perché lo ha celebrato in tutte le salse. Evidentemente le persone sono convinte che appunto uno vale uno, capisce? Certo. Solo che questo vale in democrazia, ma non vale nella scienza. Anche tanta TV spazzatura che ha reso protagoniste, no, le persone, e a volte ha reso protagonista delle persone, insomma, che non sono portatori di grandi valori. Anche questo ha contribuito. Lei però dedica largo spazio anche al discorso sulla scuola, no? Quanto la scuola abbia abdicato è un discorso ampio, è un discorso che è sotto gli occhi di noi tutti, però è un discorso importante. Quello è un discorso chiave perché nel momento in cui c'era più bisogno di lei, cioè c'era più bisogno di un argine contro il dilagare di queste pseudo-verità, la scuola si è trovata, come dire, nelle condizioni peggiori in cui si sia mai trovata. Diciamo, la scuola ha perso prestigio perché è stata per molti decenni un potente ascensore sociale, no? L'operaio voleva che il figlio diventasse ingegnere perché poi appunto avrebbe svolto un lavoro diverso. E questo ruolo oggi la scuola lo ha perso, no? Noi abbiamo i nostri laureati che sono costretti ad andare in giro a fare lavori che non sono quelli per i quali hanno studiato. Da una parte c'è questo problema, dall'altra c'è la vulgata socio-psico-pedagogica che sta dietro tutte le recenti riforme scolastiche, che invece di puntare sulla formazione culturale ha puntato su una serie di slogan e di parole d'ordine, no? L'inclusione, per esempio, l'educazione civile, il rispetto delle minoranze. Cioè che vanno tutti benissimo, ma non si può. E poi l'altra cosa, ecco, forse su cui insistere, è l'idea che l'equivoco per cui ciò che è passato è sorpassato, no? Per cui la vecchia tradizione umanistica è oramai obsoleta e non sappiamo cosa fanno. Si ricorda qualche tempo fa un fortunato uomo politico lanciò le tre I. La scuola delle tre I, no? L'impresa, l'inglese e l'informatica. Ecco, cioè non c'è nulla di più lontano dalla mia idea di scuola, cioè la scuola non deve addestrare al lavoro, questo forse lo vuole la Confindustria. La scuola deve creare non lavoratori, ma uomini e donne, insomma, ma nel senso dell'H maschile, Certo. no? Diciamolo perché è sempre meglio. Cioè deve creare delle persone libere, delle persone che non siano dei problem solver, no? Ma siano capaci di porre i problemi, siano capaci di riformulare il quadro, di sottrarsi. E questo attualmente però sono persone, è un'idea che non va bene con quello che oggi è richiesto dalle aziende, perché le aziende richiedono sempre più figure esecutive, gente che non crea i problemi, no? Pensiamo
e tutta questa follia oggi, che è nata oggi sui no cognitive skills, no? Cioè le competenze, la capacità di fare squadra, le qualità non strettamente legate alla formazione culturale. Voglio dire, puntare su queste cose nel momento in cui la scuola produce analfabetismo, perché siamo a livelli tragici, io lo posso testimoniare da docente universitario, non so cosa facciano alle scuole superiori, ma arrivano di una asinità imbarazzante. E qui abbiamo un problema, cioè, ma senza puntare sulla mia esperienza, che non vale niente, ma le statistiche ci dicono che l'80% degli italiani non è in grado di riferire con parole proprie un articolo di giornale che ha precedentemente letto. Cioè, è spaventoso, capisce? È spaventoso. Queste sono statistiche, per non parlare appunto delle indagini OCSE e così diciamo, sulla literacy, no? Sulla competenza, sulla capacità di espressione e di scrittura, che ci vede posizionati ben indietro. E a fronte di queste belle tragiche vicende, la scuola si ha pensato bene con queste, di puntare su tutte queste categorie fumose, no? Il curriculum, la cittadinanza, il learning by doing, il POF, il piano dell'offerta formativa, il portfolio delle competenze, cioè i LEA, i legami emotivi e affettivi. Perfino la pagella è diventata il documento di valutazione e le cose che scrivono nella pagella sono eufemismi, tutti impegnati a non turbare i genitori perché potrebbero arrabbiarsi e fare ricorso, capisci? Cioè, abbiamo perso veramente il lume di ragione. Su questo veramente dovremmo, cioè, davanti a tanti problemi, io metterei la scuola, perché quello che stiamo sfornando in questo momento è un materiale umano che dal punto di vista culturale ha dei profili molto molto insoddisfacenti. Queste considerazioni ci inducono a un certo pessimismo, no? Sicuramente abbiamo capito, lo ribadiamo tutti, che rivendicare il bisogno della figura dell'intellettuale non è rivendicare i diritti di una categoria, non è questo assolutamente, lei l'ha detto subito, ma ne siamo tutti convinti. È piuttosto ridare dei valori. Cioè l'aggettivo etico che anche lei usa poi alla fine del libro sembra quasi sparito, no? Da tanti nostri ambiti, non osiamo più parlarne. No? Si cerca solo la facilità, si cerca di dare quello che già il pubblico desidera e si è perso di vista quello che è l'impegno, la scelta, il senso di responsabilità. Quindi all'interno del contesto di questo nostro festival che vuole ragionare su che cosa possiamo noi dare alle generazioni future, ecco, che cosa possiamo dire? Io ribadisco, l'idea è la responsabilità, nel senso che io non mi scandalizzo della televisione spazzatura, dei quotidiani che oramai cercano di scimmiottare i rotocalchi di una volta, perché il loro compito non è quello di formare la gente, il loro compito è quello di vendere copie. Soddisfare la gente. E di vendere copie e vendi copie abbassando il livello, perché ovviamente più abbassi, più fornendo notizie pruriginose, andando un po' a rimescolare, diciamo, in acque torbide, eccetera, cioè facendo tutte quelle operazioni, puntando in modo deleterio sui sentimenti, su una certa immagine di sentimenti, insomma. Cioè, puntando su tutti gli aspetti più deteriori, evidentemente si ottiene audience, no? Come si diceva una volta. Allora, io non mi stupisco che loro facciano questo lavoro, sono imprese economiche che devono fare profitto. Però il problema è che la gente deve cercare di dire pane al pane e di non vino, deve capire la differenza. Cioè, non è che tutti quanti dobbiamo arrenderci a questa logica. E allora qui davvero entra la responsabilità, e ciascuno deve prendere in mano la propria situazione, deve
diventare responsabile. Qualche anno fa si parlava di, come dire, di crisi ecologica, no? Ancora oggi se ne parla, ma allora l'idea di responsabilità era stata, aveva avuto una certa fortuna proprio legata al degrado dell'ambiente, che certamente era una cosa gravissima, insomma, e vediamo ancora oggi noi stiamo lottando con questa cosa. Bene, oggi però c'è una responsabilità ancora più grave di quella che ha mosso il libro di Hans Jonas a suo tempo, ed è la sfera della conoscenza. La sfera della conoscenza è in gioco e lì noi dobbiamo stare molto attenti perché se, voglio dire, la menzogna, ma non in senso moralistico, ma in quanto alterazione della verità, si impossessa del mondo, beh, a Houston abbiamo un problema, come dicono gli astronauti americani. Anche perché la conoscenza appunto aiuta la crescita, no? È significativo che noi quest'anno abbiamo preso come logo del nostro festival questo acquarello di Paul Klee, che poi Benjamin ha rivisitato, no? Chiamandolo l'angelo della storia, e anche lei ne parla nel libro, no? Sì, Perché ma abbiamo questo bisogno, Anche se il passato poi ci spaventa, pare come, come Benjamin ha detto, un cataclisma, no? E essere protesi verso il futuro diventa difficile e questo futuro sembra ancora una tempesta, però abbiamo bisogno, no, di conoscere, ecco, questo valore della conoscenza. guardi, potremmo concludere così, cioè Angelus Novus, il quadro di Klee e il titolo anche del libro di Walter Benjamin, in quell'immagine l'angelo si volta indietro e guarda le macerie della storia. Purtroppo in questi giorni di macerie abbiamo immagini dalle città dell'Ucraina bombardate, però diciamo, è importante avere uno sguardo contro questa barbarie. È soltanto la cultura che ci può difendere da questa barbarie. E la cultura significa civiltà. Ecco, se noi perdiamo di vista questa consapevolezza che la cultura e la civiltà sono le uniche barriere contro la barbarie, beh, davvero allora siamo in pericolo, ma un pericolo molto serio. Abbiamo bisogno di tornare a riflettere, di prenderci un po' di tempo, di calma, combattere contro quel velocismo, no, che caratterizza un po' la nostra società e riprendere coscienza di tanti valori, di un senso etico, di un senso di responsabilità. Io credo che questo libro, che ripropongo a tutti, sia davvero l'occasione per una interessante riflessione su tutto questo. E quindi la ringrazio, Grazie ringrazio di aver partecipato, ringrazio per aver scritto questo saggio molto, che si legge molto volentieri, che ci permette una riflessione davvero molto significativa. Grazie, grazie Grazie, a tutti Professor voi, Brevini, grazie a lei in particolare. grazie a tutti i nostri amici di Filosofarti e seguite i nostri prossimi eventi. Buonasera. Buonasera.